Ai microfoni di Manfredonia News sono qui con il giovanissimo artista Mauro Pandolfo, vincitore tra l'altro dell'edizione dell'anno scorso di Una Voce per il Sud della quarta edizione. Mauro, tu l'anno scorso hai presentato un inedito bellissimo, emozionante, io l'ho ascoltato e lo riascolto più volte. Lo riascolteremo anche questa sera perché lo riporto ovviamente come... un po' per confermare quello che è stato anche l'emozione che ho cercato di trasmettere alle persone, sperando che comunque sia di nuovo apprezzato come l'è stato nella finale dell'anno scorso, anche per poi dare un in bocca al lupo ai ragazzi, perché il mio brano dice ciò che meriti l'avrai, ce l'ho scritto anche sulla maglietta questa mattina, questa sera, e quindi speriamo di portare fortuna anche a loro. Mauro, ci racconti brevemente la tua esperienza l'anno scorso sino al conseguimento appunto del titolo di vincitore, le emozioni che hai provato e quali sono i consigli che tu ti senti di dare ai nostri 16, tra l'altro, giovanissimi concorrenti? Diciamo di consigli non è che ho questa esperienza, non mi sento di avere questa grande esperienza per darli. Sicuramente canto da quando sono nato e l'unica cosa che io cerco di fare sempre è quella di credere al massimo in quello che faccio. Questo è l'unico consiglio che posso dare loro, e dire di crederci, di non mollare mai, perché comunque io credo che con i sacrifici, con l'impegno, la dedizione, lo studio, prima o poi le cose arrivano, magari non proprio come ce le aspettiamo, però anche in piccolo le soddisfazioni uno riesce sempre a prendersele. Mauro, questa sera ti riascolteremo? Mi riascolterete col brano, come ho detto prima, con il brano vincitore della finale dell'anno scorso, e speriamo di riuscire ad emozionare ancora una volta il pubblico come è stato per l'anno scorso. E noi te l'auguriamo non solo stasera, ma il nostro grosso in bocca al lupo da parte della nostra redazione, nonché dell'intera cittadinanza di Manfredonia, è quello di un futuro roseo di successi.